divisione. Oggi andremo alla scoperta della divisione antincendio e in particolar modo della sua specializzazione nei sistemi di sovrappressione e filtri fumo. Venite con me. Con l'ingegner Crescini, responsabile del servizio sviluppo progetti Italia, andiamo ora a scoprire il servizio di assistenza che l'azienda è in grado di fornire e i principi ispiratori che ci hanno portato a sviluppare un'ampia gamma di prodotti al riguardo. I sistemi di pressurizzazione di MicroItalia coprono un range di portate molto ampio, sono disponibili in 5 modelli, ma soprattutto sono conformi e risolvono quelle che sono le definizioni riportate nel codice di prevenzione incendi di filtro prova di fumo, che è mantenuto in sovrappressione ad almeno in 30 Pascal in condizioni di emergenza da apposito sistema progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte. Per la selezione del sistema di pressurizzazione più idoneo al locale filtro fumo in oggetto, MicroItalia rende disponibile gratuitamente sul suo sito un selettore, quindi sul sito sistemifiltrifumo.it trovate appunto quello che è il selector, dove basta molto semplicemente registrarsi con un'email e una password per ottenere appunto l'accesso ed avere la possibilità di stampare quelle che sono le schede tecniche comprensive appunto di voci di capitolato, grafico prestazionale e il box delle informazioni che confermano che la selezione è conforme ai requisiti imposti dal codice di prevenzione incendi. Entriamo nel merito della pratica, abbiamo visto con l'ingegner Crescini la parte appunto teorica, scopriamo adesso i dettagli produttivi, costruttivi e funzionali di questa nuova serie. I sistemi di pressurizzazione SVP4 riescono a gestire ambienti di dimensioni elevate, sono quindi particolarmente indicati per le grosse strutture, le RSA, gli ospedali o comunque i grandi ambienti dove i locali filtro da pressurizzare hanno un determinato livello, dato che sono macchine che riescono a sviluppare fino a 4400 metri cubi ora. La costruzione quindi prevede l'elemento attivo, quindi il pressurizzatore, che è composto da una ventola brushless a controllo elettronico ad alto volume e prevalenza, una rete di protezione di tipo aerodinamico che consente sia di garantire i requisiti di salute e sicurezza, ma anche di limitare al minimo quelle che sono le perdite di carico introdotte dall'elemento di protezione, e soprattutto il cervello del sistema, il quadro di comando composto da elettronica brandizzata e sofisticata, brevettata da MicroItalia, e l'alimentatore che ha il duplice compito sia di far funzionare la ventola e di mantenere attivo il sistema, ma anche di mantenere in carica quelle che sono le batterie tampone. Il kit di batterie tampone, che è un optional, dato che questi sistemi unici sul mercato sono in grado di funzionare sia in assenza del kit di batterie che in presenza del kit di batterie che MicroItalia può fornire. Qui vediamo una produzione di diversi pezzi dei sistemi di sovrappressione SVP4, quindi questi sistemi andranno ad essere installati in una grossa struttura sanitaria. Quello che ci ha permesso di essere competitivi in questa commessa è appunto il fatto che
i sistemi vengono forniti senza il kit di batterie, perché è già presente un sistema di alimentazione ausiliario all'interno della progettazione, e questo, oltre a risparmiare quello che è il costo del kit delle batterie, consente anche una manutenzione molto più semplificata, perché se a questi kit vengono abbinate le batterie tamponi locali, ricordiamoci che queste batterie avranno bisogno dei costi e tempi di manutenzione.